Domenica 13 agosto, bentrovate e bentrovati a Liberi Dentro ed Uradio TV, la trasmissione che fa da ponte tra carcere e città e che tutti i giorni, per mezz'ora al giorno, vi fa compagnia. Oggi parliamo con Alessandro di Bologna, della città in cui lui abita, perché sapete che io abito a Parma, e che ci fa scoprire. Infatti parliamo di un segreto di Bologna. Guardiamolo insieme. Ciao a tutti e benvenuti a questa nuova puntata alla scoperta di Bologna. Oggi mi trovo a Corte Isolani e, come potrete già intuire, mi rivolgo a questo soffitto. Infatti il porticato che si trova fuori Corte Isolani, precisamente in Strada Maggiore qui a Bologna, a 10 minuti dalle torri e da Piazza Maggiore, nasconde un segreto, uno dei 7 segreti di Bologna. Questo segreto parla di tre frecce che si sono conficcate all'interno di questo soffitto e precisamente ormai quasi 1000 anni fa, parliamo del 1200-1300. La storia è molto singolare e prevede un tradimento. Infatti queste tre frecce sono state conficcate da 3 sicari, da 3 uomini che furono assoldati da un gentiluomo bolognese appartenente all'aristocrazia bolognese medievale, che ha scoperto il tradimento di sua moglie. Dopo aver scoperto il tradimento di sua moglie, quest'uomo ha assoldato 3 guerrieri per ucciderla. E a questo punto i nostri 3 guerrieri si presentarono sotto Corte Isolani, dove la donna abitava, e cercarono di ucciderla con delle frecce. Ma la leggenda narra che la bellezza della donna affacciatasi alla finestra abbia sconvolto così tanto i 3 guerrieri da mandarli in confusione e lasciar cadere le frecce nel vuoto, perché sostanzialmente sono riusciti a colpire solamente il soffitto che vedete sopra di me. Ora, io sono stato 10-15 minuti a cercare queste frecce, ne ho trovate solamente 2 e ve le faremo vedere. Per la terza dovrete venire voi stessi a cercarla. E ora, visto che è domenica, non possiamo che lasciarci andare ai piaceri della tavola. E quindi siamo con Fomal, lo chef al fornelletto. Lo chef Marcone e i suoi allievi ci preparano il crescione, una tipicità emiliano-romagnola, e che è sostanzialmente una piadina ripiena, che viene ripiegata dopo la farcitura e prima della cottura. In passato il ripieno del crescione era una verdura omonima, poi però la creatività e i vari ingredienti l'hanno resa di tanti gusti, quindi è per tutti i palati il crescione. Ascoltiamo Chef Marcone. Buongiorno a tutti, benvenuti a una nuova puntata di Chef al Fornelletto. Un saluto particolare a tutte le persone detenute nelle case circondariali dell'Emilia Romagna. Io sono Francesco e insieme a me oggi c'è Alessandro, Giulia e Giulia. Insieme prepareremo un piatto romagnolo, non me ne vogliano. Allora, faremo i crescioni o cascioni, come si chiamano, con le erbette e la mozzarella. Per questo piatto è necessaria la mozzarella, ne ho presa una certa quantità, sono circa 300 grammi, parmigiano che poi andremo a unire alle erbette saltate con salate, praticamente le abbiamo svolentate e saltate in padella con un pochino di olio, e l'impasto. L'impasto è classico della piada, però a eccezione non contiene lievito, quindi è un impasto proprio senza lievito e rimane proprio, deve essere sottile e non lievitato. Gli ingredienti sono 500 g di farina, 100 g di latte,
o possiamo usare volendo anche il latticello, cioè il siero della mozzarella, e 150 grammi di acqua, 10 grammi di sale e 40 grammi di... Io ho usato l'olio per così lo possono mangiare tutti senza nessun problema, si può usare anche lo strutto. Abbiamo impastato, abbiamo fatto riposare, non stiamo a far vedere l'impasto perché tanto l'abbiamo già fatto nelle altre puntate vedere più volte. Si mette tutto insieme e si impasta. Come dicevo prima, non c'è lievito, quindi rimarrà stabile e andremo a tirarla formando dei cerchi che poi verranno chiusi a mezzaluna e precedentemente farciti con le erbette, il parmigiano e la mozzarella. E poi andranno cotti sulla piastra. Noi la piastra non l'abbiamo, abbiamo una padella antiaderente, useremo quella. Andiamo con la stesura della pasta. Faremo delle palline da circa 80 grammi più o meno e con il mattarello le andremo a tirare. Quindi facciamo le palline, le stendiamo leggermente a mano. Ok, vediamo un'impastata. L'impasto è venuto molto bene, bello liscio, elastico. Ti do il mio preferito, Allora, facciamo così, più o meno. Andiamo a fare la nostra pallina. Così, la mettiamo sul tavolo e la andiamo a stendere leggermente con l'utilizzo della farina, che è farina. Adesso diventerò bianco con tutta questa farina, ma era messo in preventivo. La andiamo a tirare. Deve essere sottile, molto sottile. Poi logicamente se usiamo più pasta verranno più grandi, si possono farcire come uno vuole. Il classico è con le erbette, a me piace molto anche con la salsiccia, le patate e la mozzarella. E anche con questa preparazione non abbiamo utilizzato particolari attrezzature. Non sono giotto, però insomma è anche abbastanza regolare. La tiriamo per bene, la allarghiamo un po' con le mani. Sono stati anche abbastanza bravi che non abbiamo usato tanta farina. Con lo strutto logicamente tutto questo non succede, riusciamo a tirarla senza poi l'utilizzo della farina. Ok, sei in grado di fare una cosa così? Ok, molto bene. Adesso cosa facciamo? Prendiamo una ciotola. No, non è che ce la metto sopra o faccio cose strane, mi serve solo per condire le nostre erbette. Le abbiamo già salate, andremo ad aggiungere un po' di formaggio, poi dopo uno ci può mettere anche solamente la mozzarella o anche niente, dipende come piacciono. Sono ripieni in pasta, cioè ripieni che uno può decidere, ci può mettere qualsiasi cosa, pomodoro e mozzarella, bisogna stare un po' attenti che quando si va a mordere esce. E di solito finisce sempre sulla camicia. Ok, ce le mettiamo qua. Un pochino. Vi diceva Giulia che la mamma è romagnola, giusto? Sì. Ok, questo non lo deve guardare, vero? Oppure c'è caso che guardandolo può prendere spunto. Gliel'ho già fatto a casa. E ha detto? Gliel'ho già fatto a casa. E cosa ha detto? È buono. Abbiamo passato il test con la mamma romagnola. Mi lavo le mani e chiudiamo l'impasto. Una cosa che dico sempre è che le persone che custodiscono le ricette, che sono proprio le mamme, le nonne, che le facevano sempre a livello casalingo e se le sono tramandate da madre a figlia o figlio, che c'era. Andiamo a chiudere un po',
lo stendiamo che si regolarizzi per bene e poi dopo andiamo in cottura. Prego. Bisogna avere un po' di pazienza, lo stiamo facendo sull'induzione, quasi quasi ci spostiamo sul fornello a gas. Cosa dite? Meglio, eh? Ok, prendiamo tutto il nostro, la nostra attrezzatura e ci spostiamo. Adesso bisogna aspettare che vada in temperatura, ci sta andando. Di solito si usano le piastre, che sono molto più comode, si lavora meglio, però qui non ho la piastra e mi arrangio con una padella antiaderente. Come dicevo prima, le persone che hanno la conoscenza e la tradizione sono le mamme, le nonne, le famiglie in poche parole. Infatti da loro ho imparato tantissimo e mi hanno dato molti consigli e varianti sulle varie preparazioni, ma di qualsiasi cosa. Noi cuochi sì, facciamo grandi produzioni, siamo preparati e a conoscenza di tante altre cose che in famiglia non siamo a conoscenza, non sono a conoscenza, però tutte le nostre ricette derivano dalle preparazioni di famiglia. Adesso sicuramente mi andrò a bruciare, no? È andata bene e abbiamo già la prima parte di cottura. Questo tipo di cottura va fatta per bene, lentamente, non troppo aggressiva come potrebbe essere con la piada. Qua va cotto molto lentamente, si deve cuocere, deve scaldare il ripieno perché deve sciogliersi, e la caratteristica di questo, di questa preparazione, è che deve essere triangolare. Se è fatto bene deve stare in piedi da solo, così mi hanno sempre detto i miei amici romagnoli, che deve cuocere anche sotto, praticamente nella parte, mettiamo qua, a temperatura assurda, solamente noi cuochi con le mani cotte riusciamo a fare queste cose. Comincia a cuocere sotto. Adesso lo giriamo dall'altra parte che finisce la cottura. Adesso comincia leggermente a gonfiare, vuol dire che si sta scaldando all'interno. Lo torno a mettere in verticale. Però c'è stato. Ci sta. Ci siamo quasi. Rispetto alla piada, sì, ci vuole quasi il doppio di tempo di cottura, eh. Però il risultato, cioè questo qui è un pranzo completo, cioè che, mangiato questo, uno è a posto. Un buon bicchiere di Sangiovese. La parte più critica è questo bordo qua, che è un pochino più spesso e quindi ha bisogno di un pochino più di tempo per far sì che la cottura raggiunga proprio il cuore della pasta. Così facendo il prodotto finito risulterà leggero, tra virgolette, e il ripieno spinge, leggero, cioè quindi digeribile per quanto riguarda la pasta. Diamo nuovamente la dimostrazione che sta in piedi e siamo a posto. Temperatura quasi del sole. Vuoi due forchette, qualcosa? Sì, eh? Magari. Perché non hai ancora le manine cotte, no, come le mie. No, ancora i calli. Questo è venuto un po' bislungo, però va bene, dai. Quanti sono venuti? 6? 4, 6, 7, 5. 7. Quasi due a testa per 4 persone. Devono essere belli affamati, eh. Ok, lo teniamo così. Mollo. Perfetto. Li finiamo di cuocere tutti in verticale. E poi dopo lo appoggiamo qua. Abbiamo completato la nostra preparazione, sono con l'impasto che abbiamo fatto, sono venute 7, giusto? Sì. 7, e di varie dimensioni, più grandi, più piccoli, però mantenendo una misura costante riuscivamo a farne 8 senza nessun problema. Adesso dopo li assaggeremo o li lasciamo così, li mettiamo in abbattitore e basta, andiamo a casa, siamo un po', no?
Adesso già. Ok. Allora, visto che abbiamo concluso la nostra preparazione, salutiamo i nostri amici. Ciao a tutti, ci vediamo alla prossima puntata. Un saluto da Francesco. Da Alessandro. Da Giulia. Ciao a tutti, alla prossima. Di al supermercato. Ok. Allora, Giulia ha detto che l'impasto si può prendere al supermercato. Invece noi l'abbiamo fatto qua e di conseguenza dobbiamo anche ricordarci gli ingredienti. Allora Giulia, quali sono gli ingredienti dell'impasto? 500 g di farina, 100 di latte, 150 di acqua, e 10 g di sale, 40 g di olio di semi. Olio di semi, abbiamo messo l'olio di semi che così non dà sapori e odori strani, particolari. E come detto prima, si può sostituire l'olio. E dopo aver pensato al buon cibo, parliamo di Algeria, sì, perché Ignazio De Francesco ci ha donato una sua ricerca e una nuova rubrica che si chiama Sponda Sud. Ci porta infatti in Algeria, come vi dicevo, per ragionare su vari argomenti, sul Festival dell'Umorismo, sulle donne scrittrici, sulla natura in Algeria, perché per esempio la lavanda di Orano è una pianta utilissima contro la desertificazione. Poi ci parla di uccelli migratori nell'Algeria centrale e anche della scuola coranica contro la tossicodipendenza. Guardiamolo insieme. Buongiorno e benvenute e benvenuti a tutti. Vorrei dedicare questo primo spazio che mi è dato da Liberi Dentro e Edu Radio per parlare della sponda sud del Mediterraneo con notizie che un po' insolite, che non seguono il trend abituale delle notizie che noi vediamo sui giornali tutti i giorni, e dedicarlo questo primo angolo all'Algeria. Ho quattro notizie da darvi, presi tutte da giornali algerini, da fonte algerine. Il primo è il Festival Algerir, cioè l'Algeria che ride, un festival che è stato creato nel 2013 e la cui edizione di quest'anno si è tenuta nel mese di luglio, dal titolo L'Algeria ai cuori, un festival che prevede tutta un'animazione fatta sia da professionisti che da debuttanti dell'umorismo. E non solo dell'Algeria, ma anche di autori come umoristi stranieri che vengono dalla Tunisia, dal Senegal, dalla Costa d'Avorio e dalla Turchia. Ovviamente con questo non si vuole coprire i problemi, abbiamo dei problemi enormi, grossissimi, quelli che ci confermano, i migranti, i disastri ecologici, e però tuttavia la vita, la nostra vita e quindi anche la vita di un paese dell'Algeria conta anche di queste cose, mi sembra interessante parlarne. Quindi interverranno degli umoristi algerini, ci sono state delle commedie, delle rappresentazioni, ma anche degli stage di umorismo. E infine un documentario che ha messo in luce le figure della commedia algerina negli anni 60. Questa iniziativa è organizzata da una società privata, Broshin Events, e questo festival internazionale che si dice, secondo gli organizzatori, ogni volta attira circa 25.000 persone. Un altro evento interessante della vita culturale algerina è stato quello di Batna, dove si è tenuto un seminario importante organizzato dalla locale università dedicato alle scrittrici, le romanziere e le novelliste algerine. E si tratta di un intervento, diciamo così, della donna algerina, della scrittrice algerina nel campo del letterario, della novella e del romanzo, che viene considerato tardivo rispetto ad altri paesi del Medio Oriente.
e che però sta crescendo di anno in anno in modo molto significativo. Tra i nomi che vengono citati sono quelli di Ahlam Mustaghanemi, Fadila El Farouk, Ilham Bouraba e Malika Mukaddem. Così pure anche quella che è un po' la madre del romanzo femminile, delle scrittrici al femminile algerine, che Taous Amrouche, e un'altra, Assia Jabbar. Mi sembra interessante segnalare questi nomi, se volete prendetene nota, perché quando andiamo poi in libreria o compriamo o chiediamo, se siamo per esempio detenuti in carcere, possiamo chiedere i libri attraverso il prestito interbibliotecario, magari andiamo a cercare i soliti nomi famosi o italiani, europei o esteri, dobbiamo tenere presente che c'è una produzione culturale, per esempio, che ci viene dall'Algeria, dall'altra parte del Mediterraneo, e in particolare dal mondo femminile algerino, che è molto vivace e interessante. Salto una notizia che avevo messo da parte, ma non c'è il tempo per trattarla, e cioè l'invito dell'Algeria come invitato d'onore al 29esimo Salone Internazionale del Libro di Pechino. Anche questo è un evento che è stato in estate, a giugno, ed è bello vedere come la Cina, che ci sembra dall'altra parte del mondo, in realtà faccia parte di un concerto culturale e di dialogo che attira per esempio un paese come l'Algeria, un paese del nostro cortile, del nostro Mediterraneo. Faccio un salto per andare a parlare di un progetto molto interessante nato ad Orano, un progetto innovativo in materia di cultura di coltivazione della lavanda nella regione di Orano. Un progetto molto interessante perché mira a sviluppare la lavanda come sistema, diciamo, per prevenire, per combattere la desertificazione, che è un problema grave per tutte queste zone, sta arrivando anche dal Mediterraneo, ma dall'altra parte, sulla sponda sud, la desertificazione è veramente un problema drammatico. E la cosa interessante è che questo progetto avviato con una prima implantazione di alcune centinaia di piante di qualità ASPIC, è stato ideato e viene portato avanti da una donna molto attiva e tenace, che è Baba Ahmed. Il successo di questa esperienza, iniziata alcuni fa, ha motivato poi la sua estensione, la sua allargamento, e quindi la messa in opera di altre migliaia di piante. Chi ci segue attraverso la televisione potrà vedere alcune immagini di queste piantagioni. È un'azione che è stata considerata molto valida per la natura di queste piante, come prevenzione e lotta contro la desertificazione, ma nello stesso tempo da queste piante si vogliono trarre un sacco di materiali, di materie straordinarie, oli, la fabbricazione di saponi, la produzione di tisane medicinale, la fabbricazione di prodotti aromatici di vario genere, e non solo, anche estendere la bellezza, ecco, di queste coltivazioni, per fare di questa zona anche un'attrazione turistica, del turismo ecologico. Faccio un salto, ma rimaniamo in tema appunto di natura. Siamo a Gardaia, siamo nell'interno dell'Algeria centrale, dove è stato avviato un progetto di censimento degli uccelli migratori, gli uccelli acquatici migratori, nelle zone umide di questa regione. Ne sono state censite, pensate,
hanno dato gli esperti, gli ornitologici, hanno, gli ornitologi hanno dato anche il dato ufficiale di questo censimento, 2252 esemplari. Sono state censite varie specie di questi esemplari, 24 specie, e sembra che questo progetto sia un progetto da una parte per controllare gli spostamenti dei volatili, ma anche per proteggerli e quindi assicurare in questa zona di Gardaia delle zone dove possano riprodursi. Ed è bello, noi sappiamo, il disastro umano nel suo attacco alla natura, allora che ci siano anche iniziative, così come segnalato dall'Algeria, per la protezione, il censimento e la protezione di questi animali. Sta per scadere il mio tempo. Un'ultima notizia che mi sembra molto importante, da Timimoun, anche qua siamo nella zona centrale dell'Algeria, in una oasi stupenda che è conosciuta per i suoi colori straordinari delle sue rocce. È partita un'iniziativa dalle locali scuole coraniche, molto tradizionale, lo possiamo, per chi può vedere le immagini in TV, scuola coranica tradizionale di lettura e recitazione del Corano, ma in più con un impegno nuovo da parte di tutti i docenti per la diffusione di una cultura contro le tossicodipendenze. Resistere alle droghe diventa un argomento di studio e di diffusione di cultura, di conoscenza civile e anche religiosa nelle scuole coraniche della regione di Timimoun. Grazie di avermi seguito e alla prossima puntata, sempre trattando della sponda sud del Mediterraneo. E anche oggi ci dobbiamo fermare qui perché la nostra mezz'ora d'aria si deve interrompere e chiudiamo insieme questa settimana lunga e calda. E lo facciamo ricordandovi di iscriverci, di iscrivere a redazione liberidentro@gmail.com e a casa Don Giuseppe Nozzi, via del Tuscolano 99, 40 128 Bologna. Un saluto a tutte le persone ristrette che ci hanno seguito e da me, che sono Antonella, da Alessandro Masella, Paola Leotti, Maria Cristina Lolli e Enea Flacco, e mi raccomando, sintonizzatevi sugli stessi canali che ormai conoscete benissimo anche domani. Ciao! Dona il tuo 5 per 1000 all'associazione Insight. Codice fiscale 914279503712.